sotto casa mia. Ma non decinesi nell'interezza, che li sto scrutando ma li devo ancora capire. Volevo parlare solo del ristorante cinese ubicato sotto la mia cucina. Che io ero un'appassionata del riso cinese, che diciamo che il riso me lo mangiavo. Ma le altre cose no, che non sapevo che mangi sporche ci mettevano dentro e a quale famiglia animale toglievano elementi. Però comunque sotto la mia finestra del bagno e della cucina, che non è che il bagno ce l'ho in cucina e viceversa, ma che stanno tutte e due dallo stesso lato, diciamolo per chi non l'avesse capito da subito, proprio perché stolto e o per chi avesse fatto esperienza in un loft, unica stanza super accessoriata, che in realtà si trattava di un monolocale in cui il cesso era vicino al fornetto. Comunque, questi cinesi sotto casa mia una mattina mi affaccio e vedo in questo giardinetto della cucina del ristorante tanti polli, come quelli amadori, messi in una bacinella di panni e un tipo cinese che li innaffiava con la pompa, come se stava raccogliendo le piante. E poi pure dei polli cotti, sempre tipo pollo amadori 10 più, messi sempre nella bacinella che li raffreddavano sempre con sta pompa. Ho avuto molta paura, mi è partito proprio un rigurgito del pollo alle mandorle che una volta dimessi fa che volevo fare la tipa etnica, ma me lo comprai. Poi ieri che aveva piovuto ho visto quest'altro tipo cinese che aveva messo tutti a terra delle specie di animaletti bianchi, tutti a terra dove aveva piovuto, e quindi che poi non so di che si trattava, che non tenevo gli occhiali e dal primo piano non ci vedo, ma manco che me li sono voluti mettere per vederci meglio, che magari faceva il giallo dalla paura. Comunque questo tipo cinese pigliava sti micro extraterrestri, gli strappava delle cose e li metteva dentro questa bacinella che magari dopo li innaffiava, penso io. Comunque voglio dire una cosa, io mo che ho visto sto fatto del cinese, sto sbattendo il tappeto coi peli dove ha dormito la cana buba sopra questo mangiare innaffiato di ristorante cinese, proprio che gli voglio dare quel tocco di ingrediente in più. Grazie.